cittadinanza come parte integrante della propria storia. È una città che fa festa, dove ognuno potrà trovare in questo mese, dal giorno 2 fino al 31, tutte le occasioni più belle e più interessanti per assistere, per pensare, per parlare, semplicemente per ritrovarsi. Ecco, il Maggio vuole essere proprio un'esperienza di ritrovamento di una comunità. E questa è una gran cosa, perché si farà festa tra amici, una città aperta che apre non soltanto le porte, ma apre la propria disponibilità per accogliere tutti quelli che vorranno essere protagonisti nel Maggio, e lo sono tutti i cittadini. Il compito mio qui è di ringraziare tutti quelli che hanno all'inizio sposato questa avventura e adesso, nella quarta edizione, concorrono a cementificarla, a rendere sempre più robusta e sempre più qualificata, anche facendo tesoro degli errori inevitabili quando si fanno delle cose così belle ed importanti. Allora, e chiudo, io devo ringraziare intanto chi ci ospita, è la Fondazione Banca del Monte, il suo presidente, il professor Costato, a cui darò subito la parola. Poi voglio ringraziare l'amministrazione comunale nella persona del sindaco e dell'assessore Roberto Tovo, che qui condivide le gioie e le fatiche di questa esperienza, e quindi a lui veramente un affettuoso ringraziamento. E l'amministrazione comunale farà sicuramente come diciamo comprimaria in questa stagione del Maggio, farà la bella grande sua parte. Poi non posso che ringraziare quelli che a Rovigo sono sempre vicini con un sostegno concreto, e quindi la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che è qui rappresentata dal suo vicepresidente vicario, il dottor Giuseppe Toffoli, e lo ringrazio vivamente. Mi permetto di chiedere al dottor Toffoli di estendere all'intero Consiglio di Amministrazione della Cariparo la nostra gratitudine. Poi ringrazio l'Accademia dei Concordi, che quest'anno sarà ancora più vicino, insomma, nella condivisione. E ringrazio tutti quelli che concorrono, in particolare i responsabili e i referenti dei festival. Quest'anno cominceremo con il Festival Musica Venezia Musica Rovigo, e il protagonista sarà il Conservatorio Francesco Venezia di Rovigo, che ha cambiato denominazione, l'ha, come dire, resa ancora più vivace, più attraente, e quindi ringraziamo tutto il Conservatorio. E a seguire i responsabili del Festival Biblico, che sarà il secondo festival, dal 15 al 17, quindi i responsabili del Delta Comics dal 22 al 24, e chiuderà quest'anno Rovigo Racconta dal 29 al 31. E poi avremo, oltre ai festival, tutti gli eventi collaterali, che sono la testimonianza della vicinanza di associazioni, enti privati al Maggio, perché vogliono anche loro essere protagonisti nel Maggio. L'8 marzo chiuderemo il bando, e quindi saremo in grado, verso metà marzo, di avere anche un programma definito di queste centinaia di eventi, grosso modo. Il Maggio si aprirà, e mi permetto di ricordarlo, il 2 al Tempio della Rotonda alle ore 21, con uno straordinario concerto dell'orchestra giovanile dei Conservatori Polesani. Allora a noi è parso, e ringrazio ancora il Conservatorio, che il miglior ouverture non ci poteva essere del Maggio. Mi permetto poi di ricordare una cosa che stiamo facendo in questi giorni, che sta crescendo, ci sta quasi sfuggendo di mano, e cioè un convegno nazionale sulla una emergenza dimenticata, l'istruzione in Italia. Ecco, saranno presenti i vertici responsabili del Ministero e i principali protagonisti di questo dibattito. Abbiamo proprio bisogno di riflettere su questa priorità che ci sta tanto a cuore, che è la formazione degli studenti. Sarà presente anche il presidente dell'Invalsi. E
Detto questo, io passerei la parola alla padrona di casa per il suo costato. Non è che abbia molto da dire, però così abbiamo aggiunto un'altra manifestazione al maggio. Non è una manifestazione spaventosa, ma è molto importante. Abbiamo catturato l'ex presidente della Corte Costituzionale, abbiamo catturato uno dei due tra i maggiori costituzionalisti italiani, e dopo, se non trovo di meglio, il quarto oratore sarò io, che parleremo di un'ora a testa della Costituzione e della cittadinanza consapevole. Abbiamo sentito questa necessità di fare un corso, anche se se ne sono stati fatti altri a Rovigo, per cercare di fare capire ai cittadini che essere cittadini italiani significa essere assoggettati a delle regole, e che queste regole devono essere capite prima ancora che rispettate, perché per essere rispettate devono essere capite. Ovviamente non faremo un corso di galateo, anche se dalle manifestazioni di molti politici italiani un corso di galateo forse sembrerebbe opportuno, ma abbiamo deciso di non farlo per non essere provocatori, ma ci limitiamo a chiamare i migliori costituzionalisti che ci sono in circolazione per cercare di spiegare cosa vuol dire essere cittadini italiani. Poi ci sono le solite manifestazioni, una dietro l'altra, una più interessante dell'altra, con la grande novità che in maggio non comincerà con Rovigo racconta, ma finirà con Rovigo racconta, perché gli organizzatori di Rovigo racconta si sono accordati con gli altri festival e hanno chiesto di farlo alla fine di maggio. Forse temendo la pioggia, che ne so io, però la pioggia può arrivare in qualsiasi momento. Abbiamo fatto anche un'altra cosa, abbiamo chiesto al comune, il professore l'ha chiesto, questo va ricordato, di darci una mano nel tentativo di sbloccare la vereconda chiusura permanente del sala del cosiddetto mercato del grano, la sala della Camera di Commercio. Nella Camera di Commercio c'è una sala dove una volta io ci sono andato quando facevo il commerciante di cereali, c'è una sala grandissima dove si faceva il commercio del grano, arrivava la gente con i cartocci e ti diceva lo vuoi comprare? E con la mano io avrei dovuto capire se era buono o era cattivo, mai capito niente. Io avevo un laboratorio, lo portavo in laboratorio, ma comunque mio nonno invece diceva che capiva. Io credo che non capisce niente neanche lui, ma io non credo che si possa provare a capire toccando. Vabbè, questa sala è stata a lungo trascurata, poi con l'intervento un po' dello Stato, un po' tanto della Fondazione Cariparo, parlo di soldi, è stata restaurata, e da quel momento la Camera di Commercio è scomparsa da Rovigo perché si è fusa con Venezia e praticamente è scomparsa. C'è un ufficetto aperto, insomma. E non si riesce ad ottenere la sala. E col sindaco abbiamo scritto una lettera chiedendo la possibilità di utilizzare questa sala, e ci auguriamo che anche la Fondazione Cariparo, che pure è, come si dice, responsabile del restauro, possa scrivere una lettera e dire: sentite, quando occorre, quando c'è un momento di pioggia eccetera, mettete a disposizione possibilmente impresso il più buon mercato possibile, possibilmente gratis, e se no il più buon mercato possibile, perché è un delitto che la sala più grande di Rovigo, che contiene oltre 300 persone, non sia utilizzata o utilizzabile se non
a tariffe mostruose. Ecco, io ho già finito. No? Grazie. Volevo dire le cose che sono forse un po' fuori opera, però che vale la pena di ricordare. No, no, l'assessore Roberto Tovo, a nome dell'amministrazione. Sì, ringrazio tutti i presenti. Allora, sì, tra l'altro sono un rappresentante politico, prendere la parola dopo l'invito all'educazione da parte dei politici. Allora, non so se mi ricompongo immediatamente, ma ho il dubbio di non essere stato io il diretto destinatario. No, di... lei non è assolutamente, no, lo dichiaro pubblicamente, giuro, mi riferivo alla politica locale, diciamo così. Io ringrazio tutti i presenti e mi rifaccio all'elenco dei ringraziamenti opportunamente fatto nel momento della presentazione, rischio di fare gaffe istituzionali ricordando a memoria, visto che non ho la nota davanti. Allora, io volevo confermarvi che come amministrazione, ovviamente sono qui a nome del sindaco, che all'ultimo minuto non è riuscito a venire, ma dovevamo essere presenti in teoria tutti e due, ma sono qui a confermarvi assolutamente l'appoggio a questo momento fondamentale di effervescenza culturale della città. Ecco, siamo qui a riconoscere il momento del maggio rodigino veramente come una ricchezza da agevolare, condividere e far crescere assieme, nel rispetto ovviamente delle autonomie legittime e delle sensibilità culturali dei proponenti dei singoli festival e dei singoli eventi. Noi quest'anno come amministrazione stiamo cercando di affiancarci come supporto e come tutte le iniziative articolate, gli aspetti sono diversi e li stiamo curando ad uno, mi permetto di dirvi che come amministrazione comunale stiamo anche coinvolgendo in collaborazione con alcuni partner in prospettiva anche la Fondazione Rovigo Cultura come ulteriore partner a supporto della ricchezza e delle diverse articolazioni delle iniziative che ci sono all'interno del maggio. Credo che il maggio debba essere un momento in cui tutte le varie sensibilità vicine al mondo della cultura abbiano legittimamente e in fondo anche un po' un obbligo morale di concorrere con il loro apporto. Detto questo, io sono qui a ringraziare sia gli organizzatori che tutti gli enti e le istituzioni che danno il loro appoggio organizzativo, finanziario e che credono in questa iniziativa. Noi contiamo di continuare a farla crescere e che questa sia un'edizione di continuo sviluppo e anche di coinvolgimento di ulteriori sensibilità anche per progettazioni, per progetti e prospettive future. Vi ringrazio. Grazie. Diamo la parola al dottor Toff, vicepresidente vicario. Grazie, presidente, anch'io ringrazio tutti quanti. Devo dire che sono sempre emozionato quando vengo da quella porta, perché sono in questa fondazione, io sono stato chiamato nel 1998 a fare il consulente e poi sono rimasto per forse 17 anni, ho fatto il presidente del collegio sindacale, ho svolto tante mansioni, ma sempre collegato a una fondazione bancaria che è la Fondazione Banca del Monte, quindi è sempre un piacere di entrare qui. Venendo al tema di oggi, la nostra fondazione l'anno scorso si è ritrovata con un numero di richieste di contributo per eventi culturali doppio rispetto all'anno precedente e quindi abbiamo scelto nell'autunno del 2019 di istituire un bando per gli eventi culturali, quindi è una scelta di campo diversa rispetto al passato e questo bando ancora non si è concluso, per cui l'assegnazione di contributi richiesti nel 2019 per l'anno 2020 ancora non è stata effettuata. Fanno eccezione però quelle iniziative dei due comuni capoluogo, cioè Padova e Rovigo, che abbiamo ritenuto di estrapolare da questo complesso di iniziative perché insomma, legati a un rapporto diretto che necessariamente la Fondazione vuole tenere con i due comuni capoluogo e che ha per oggetto non soltanto gli eventi culturali ma tutte le iniziative
comunali. E tra queste riteniamo che ci debba essere anche il Maggio Rodigino. Maggio Rodigino che, come appena detto, anche se non deliberato, posso tranquillamente dire che insomma, rientra negli obiettivi e nelle finalità anche della, di promozione della nostra fondazione che, come sapete, ritiene che l'arte e la cultura siano sempre più alla base dello sviluppo della nostra comunità. E vorrei sottolineare che ultimamente si parla anche nel nostro paese molto di utilizzo dei beni collettivi che sono quei beni che noi tutti andiamo insieme a vogliamo dei quali vogliamo tutti quanti usufruire, vale a dire i musei, le aree archeologiche, le esposizioni permanenti. Ecco, mi piace pensare che dopo un po' di anni anche il Maggio Rodigino stia per diventare un bene collettivo, un bene condiviso, un bene immateriale che però fa parte ormai dell'identità della nostra città, della nostra provincia, e quindi lo scopo nostro è quello di promuovere questa iniziativa, sostenerla e vedere se si può ancora di più allargare e diventare importante anche a livello non solo locale ma anche a livello nazionale. Grazie. Grazie dottor Stofoli. Ringraziamo anche il professor Fausto Marchioni che è qui e che fa parte per molte ragioni, ci è sempre molto vicino e caro. Detto questo, io seguendo l'ordine cronologico dei festival darei la parola al conservatorio Francesco Venezia, quindi al direttore e al presidente. Il presidente ha parlato prima, che deve giustificare alcune cose. Il festival del conservatorio ha cambiato nome, quest'anno si chiamerà Venezia Musica Festival e avrà ovviamente un tema ogni anno, come gli altri. C'è il festival biblico, quest'anno ha il suo tema, Rovigo racconta. Avrà il suo. E evidentemente se funziona il titolo secondo, potrebbe anche diventare fisso. Il titolo secondo è SoundNet, rete sonora. Perché questo? Perché ed è bene che sia addirittura il conservatorio a iniziare il maggio. Vuole sottolineare alcuni aspetti fondamentali del maggio, che sono la collaborazione, che sono i legami, che sono le connessioni. Questo, secondo me, è l'identità, deve essere l'identità del Maggio Rodigino. Voi sapete che c'era un poeta polacco famoso, tra l'altro era in odore di Nobel, Herbert si chiamava, che faceva il viaggio da Bologna a Venezia ogni giorno, in treno, si fermava a Rovigo, non scendeva mai, no? Però ha scritto una poesia famosissima su Rovigo, tale per cui in Polonia Rovigo è famosa per questa poesia. In questa poesia lui dice: Rovigo, capolavoro di mediocrità, strade dritte e case non belle. Questa è la Rovigo di chi la frequenta senza amarla. Questa è la Rovigo di chi ama più se stesso che non la città. Noi dovremo invece arrivare a definire la nostra città come me l'ha definita il professore Eugenio Borgna in una lettera di alcuni giorni fa, il grande psichiatra di Novara, di 90 anni, quindi tra l'altro ha scritto il suo penultimo libro, si intitola Saggezza, che dice che Rovigo ha una bellezza sommessa e discreta. È questa una bellezza non solo esteriore, deve essere la bellezza interiore di chi costruisce il Maggio Rodigino. I grandi progetti ovviamente si fanno tutti in questo modo, i grandi progetti. No, voi sapete che ci sono 7 legami della libertà che la definiscono. 7 sono, che definiscono l'ampiezza e la morfologia della libertà. Essi sono la paura, la responsabilità, la dignità, il distacco, l'amore, l'ubbidienza e la verità. Se noi escludiamo la paura e l'ubbidienza, che probabilmente in questo contesto potrebbero essere superflue,
Sulle altre cinque dobbiamo lavorare, secondo me, intensamente in questo mese, e SoundNet, quindi net, rete, ha questo senso per noi. Grazie, direttore. Sì. Quindi anch'io rinnovo i ringraziamenti che mi hanno preceduto e continuo appunto quello che ha detto il presidente del conservatorio, precisando, non definendo, perché sono ancora in fase di definizione quelle che saranno le manifestazioni, il programma, ma una cosa di sicuro posso anticiparla, ovvero il coinvolgimento degli studenti del conservatorio, ma anche delle scuole, quindi a partire dalle fasce di età della scuola media, insomma, o addirittura dagli ultimi anni della primaria, fino agli adulti del conservatorio, quindi troveranno modo di esprimersi, di partecipare a questo festival, appunto, questo termine che mi piace molto, che deriva dal francese, festival, cioè dove appunto la radice è la festa, non dimentichiamolo, cioè festival in quanto festa, non competizione. Festa è un momento quindi collettivo, un momento di aggregazione, un momento di scambio, un momento di collaborazione, di crescita reciproca, un momento di condivisione degli spazi, delle emozioni, di tutto ciò che ci unisce, e quindi questo consolidamento dell'amicizia. Quindi è in previsione anche, stiamo organizzando anche una banale, dico così, caccia al tesoro, coinvolgendo i ragazzini appunto su un tema puramente ed esclusivamente musicale, per far conoscere ai nostri ragazzi là dove in questa città, nel centro storico, c'è una presenza della musica del passato, cioè la scoperta anche della città, perché molti aspetti molto particolari, architettonici o artistici, sfuggono nella vita quotidiana, no? Distratti da altre cose. Invece questo sarà un pretesto per i nostri giovani di far conoscere il centro, approfittando, conoscerlo però musicalmente, conoscerlo divertendosi, conoscerlo giocando, appunto, perché riteniamo che l'attività ludica sia la base dell'arte. E dopodiché anche qui appunto riprendiamo e consolidiamo questo concetto di connessioni, di rete appunto, dove tutti i generi musicali si trovano, verranno proposti, quindi a partire dalla musica antica, con un'orchestra barocca, per passare attraverso la musica cosiddetta classica, e poi quelli che sono i nuovi linguaggi, anche se qui è sempre un po' imbarazzante, perché i nuovi linguaggi, cioè il jazz rientra nel nuovo linguaggio, ma ha già un secolo di vita, voglio dire, quindi nuovo, relativamente nuovo, non si riesce mai a trovare il giusto termine, insomma, per indicare la varietà stilistica della musica, perché non esiste, cioè è difficile distinguere sempre più oggigiorno quelli che sono i generi musicali, che se dico anche contemporanea, il termine contemporaneo nell'accezione della letteratura musicologica, contemporaneo si riferisce in realtà a quella musica che chiamiamo di nicchia o elitaria, una musica altamente cerebrale, io la definisco, quindi non è solo contemporanea in senso stretto, è la musica di oggi, la musica che ascoltiamo, la musica. E io sostengo anche che nel momento in cui si ascolta la musica non esiste la musica del passato o la musica di un altro paese, esiste la musica che sto ascoltando oggi, quindi è sempre presente la musica, in quanto esperienza musicale è sempre presente, perché la viviamo nel momento presente, quindi anche se è il passato lo rendiamo attuale. E quindi ci sarà la big band del jazz, e il coinvolgimento appunto anche dell'area pop, e poi organizzeremo, approfitteremo in quella settimana per rendere pubbliche anche delle masterclass di musicisti e di professori che vengono da altri paesi
attraverso il progetto Erasmus, che è il conservatorio insomma, di Rovigo segue e consolida da ormai parecchi anni, e quindi è un'occasione anche per far conoscere altre personalità che vengono da fuori d'Italia, insomma, ecco, saranno aperte. E poi altri organici, oltre all'orchestra, come ha ricordato il professor Santanto, appunto, inaugurerà il maggio l'orchestra del 2, il 2 maggio verrà inaugurata con un programma che si proietta più nel Novecento, ma sempre orchestrale, ma sempre facendo attenzione, ecco, che sia un programma che arrivi al grosso pubblico, nel senso che sia comprensibile, che sia percepibile, che sia godibile, insomma, dal pubblico. E poi si chiuderà anche con l'orchestra di Fiati, quindi un altro organico che ha una sua connotazione, una sua fisionomia, diciamo. Quindi varietà di formazioni, varietà di generi, varietà di stili, che abbraccia tutte le età, questo proprio per riuscire a creare una festa, dicevo appunto, all'interno di una cornice, però che non è una cornice in realtà, perché la città deve diventare quadro e cornice nello stesso tempo, insomma, cioè racchiude ma nello stesso apre a quelle che saranno le manifestazioni musicali. Questo è il concetto che vogliamo far passare e affermare, insomma, questa grande festa. Grazie. Diamo la parola alla dottoressa Beretti, che di cui mi scuso, dove va la, insomma, Accademia dei Concordi, che è partner sostanziale per molte ragioni. Sì, intanto grazie. Sottoscritto è qui come espressione dell'Accademia dei Concordi. Grazie, sì, io vengo in rappresentanza del presidente professor Bognolo, che oggi per altri impegni professionali non può essere qui presente. Esprimo l'apprezzamento per tutte le iniziative che si stanno organizzando e calendarizzando. Esprimo anche l'apprezzamento per il sostegno che viene dato sempre all'Accademia dei Concordi, riconoscendone insomma la sua valenza culturale. Valenza culturale che ha anche una radice storica, sappiamo, insomma, dal 1580 l'Accademia dei Concordi è considerata un po' il tempio della cultura rodigina. Ecco, in un'epoca laica essere tempio, insomma, non è tanto facile, allora queste celle chiuse del tempio si spalancano alla comunità, e quindi ecco bellissime iniziative in un maggio ricchissimo e soprattutto ricchissimo di eventi nel segno della divulgazione, cioè della cultura aperta, disponibile ai diversi ceti sociali della comunità, quindi una cultura per la comunità. E allora, ritornando ai tempi passati, quando la cultura era nelle celle chiuse, era resa inaccessibile, mi piace pensare invece a una cultura che si apre e che magari, ho sentito prima un termine che adesso sembra, questi giorni sembra un po' brutto, qualcuno ha detto potrebbe essere da esorcizzare, contaminazioni, la cultura che non ha paura di contaminarsi, ecco, di prendere qualche virus, ma che, e qua è un po' la mia fantasia, a volte mi invento termini, e allora è una cultura che contanima, cioè che si accoglie gli altri e si anima, e così speriamo che sia Rovigo, insomma, in questi giorni. Quindi l'Accademia dei Concordi spalanca le proprie porte, è sempre aperta, sappiamo, insomma, per le varie iniziative, ce ne sono varie calendarizzate durante tutto l'anno, ma il maggio è un momento importante. Avremo, per come negli anni precedenti, l'info point proprio nel segno anche di questo scambio, di questa accoglienza, e permettetemi, esprimo un apprezzamento personale per l'apertura con questo concerto al quale ho avuto piacere di assistere negli anni precedenti, dove ci sono i giovani, la gioventù,
che sono veramente, diciamo, la nostra forza. Ecco, grazie e noi ringraziamo, e ci vediamo e grazie e collaboreremo grazie. Comunque. Allora, seguiamo l'andamento orario a questo punto, ora Rovigo racconta. Quindi noi siamo alla fine quest'anno perché amiamo il motto meglio sudati che bagnati, quindi speriamo che... Rovigo racconta è un festival che porta la sua bellezza proprio nel fatto di essere all'esterno, quindi nonostante l'importanza di valorizzare, di riempire anche le sale all'interno, è diventato anche un festival che fa un po' fatica a essere gestito nelle sale chiuse. L'ultimo anno è piovuto e si sono generate code infinite, quindi cerchiamo di valorizzare comunque anche le piazze, gli spazi aperti. È un festival che ormai è diventato di comunità, che parte dai bambini molto piccoli, 4-5 anni, fino a coprire delle fasce d'età. È un festival che porta metà delle persone, degli spettatori da fuori di questa città, e quindi c'è una bella occasione di festa, è una parola che piace molto anche a me. È una bella occasione di festa, anche una bella responsabilità. Sicuramente noi stiamo lavorando sodo in questo momento per riunire, come facciamo ogni anno, tante realtà della città, da associazioni a giovani, a studenti. Insomma, c'è un bel lavoro dietro che non facciamo solo noi due, ma c'è un gruppo nutrito di giovani che lavorano al festival. E forse la cosa più importante, l'obiettivo che ci illumina, è quello di provare a portare un po' di bellezza per un po' di giorni in questa città. E poi per quanto riguarda lo svelamento degli ospiti, ci sarà la conferenza stampa che facciamo ogni anno. Quest'anno la faremo alla fine di aprile, poco prima dell'inizio del maggio, quindi. E sarà la nostra conferenza stampa, che sarà più che conferenza stampa, sarà un'altra piccola festa aperta al pubblico che ogni anno viene come se fosse un pre-Rovigo racconta, per capire chi ci sarà. Avremo grandi ospiti anche quest'anno, ma sempre con un'attenzione allo scouting. Ecco, Rovigo racconta non sarà mai solo una passerella di famosi. Un festival deve anche portare nuove idee, non solo la conferma di quelle che abbiamo già. E quindi noi lavoriamo sotto queste due direttive, tanto spettacolo ma anche tanta voglia di aprirsi a scoprire cose nuove, che magari possono essere le persone che faranno spettacolo un giorno. Abbiamo avuto dei pinguini che sono andati a Sanremo, Gaemon che è andato a Sanremo, insomma parliamo dei Brunori che poi è esploso subito dopo. Cioè l'idea di fare scouting, l'idea di offrire qualcosa che magari stiamo vedendo tra i primi, è una cosa che ci non sempre ci becchiamo, però lo facciamo col cuore. Grazie. Passare la parola al Festival Biblico. Buongiorno a tutti, ringrazio io per le istituzioni che sono qui presenti e che sostengono il Maggio Vigino e i festival. I festival hanno bisogno di sostegno, hanno bisogno di essere in qualche maniera appoggiati e riconosciuti, perché spesso sono festival che nascono da gruppi spontanei, gruppi di volontari che dedicano il loro tempo, le energie che hanno per fare delle proposte. Il Festival Biblico è un festival regionale, prima di tutto, e Rovigo partecipa a un festival regionale. È nato a Vicenza 16 anni fa e a Rovigo viene presentato per la 7ª volta consecutiva ed è promosso dalla diocesi di Aria Rovigo. Quest'anno il tema, in continuità col tema dello scorso anno che era la polis, quest'anno il tema è logos, parlare, pensare, agire. Sarà un festival dove ci proponiamo un po' di prenderci cura delle parole. Non a caso questo sottotitolo parlare, pensare, agire, dove però le parole non sono il vestito del pensiero o un contenitore del pensiero, ma le parole generano pensiero. E quindi insomma ecco l'idea, da qui nasce un po' l'idea del prendersi cura delle parole. E
questa epoca di verità su misura e della solitudine del pensiero, interrogarsi sul Logos richiede un esercizio continuo di attraversare le parole, le nostre parole. E una brevissima citazione di Ivano Dionigi, che è già rettore dell'Università di Bologna, che aprirà il festival. Lui dice, scrive: noi oggi abbiamo bisogno di una sorta di Pentecoste laica che ci consenta di capirci restando ciascuno fedele alla propria lingua, seguendo l'unica via possibile, incrociare e attraversare, via in greco, il logos, la parola e la ragione dell'altro. Ecco, il festival sarà dal 15 al 17 maggio e anche quest'anno il festival si propone come un piccolo laboratorio dove sperimentare anche un metodo per fare cultura. Cioè l'idea che l'evento da organizzare diventi un pretesto per avviare percorsi formativi di gruppo. Quindi ci sono persone, gruppi, associazioni che stanno lavorando dentro il festival già da ottobre dello scorso anno, con questa idea di mettersi assieme e dove, insomma, ripeto, l'evento è un pretesto per fare dei cammini, dei percorsi, per trovarsi, per parlare. E quindi l'idea, insomma, che un festival possa diventare un piccolo laboratorio dove si offrono occasioni, luoghi dove le persone possano parlare, pensare, agire insieme. In archeologos, va bene. Allora adesso tocca a Romix. Sì, festival giovane, quindi facciamo parlare Sara, la più giovane la tra più giovane. Tutti. Sara Giovane. Beh, intanto rinnovo i ringraziamenti per questa bella occasione per parlare anche del nostro festival e inizio citando la poesia di cui parlavamo prima, perché Rovigo, ho preso anche la citazione giusta, è una città ordinaria. Invece secondo me non è vero, e trovo che quello che la renda straordinaria sia appunto anche la presenza di questi quattro festival. So che sembra una frase un po' scontata da dire in questa occasione, ma io ci credo davvero, perché comunque noi portiamo cultura in questa città e la portiamo in quattro forme diverse. Noi ci occupiamo di fumetti, noi facciamo Rovigo Comics, Cosplay and Games, gli organizzatori sono Delta Comics e l'associazione culturale Comic Strip, e quest'anno vogliamo parlarvi del fumetto, ma non solo del fumetto, ma di come il cinema ha preso ispirazione dal fumetto, quindi questo sarà il nostro tema portante. Nella pratica porteremo in piazza tantissimi supereroi, perché quelli sono stati presi dalla tradizione cinematografica adesso. Porteremo dei disegnatori di fama sia nazionale che internazionale che hanno lavorato anche a progetti cinematografici, porteremo mostre con opere disegnate dai ragazzi del liceo artistico, porteremo, spero, due Transformer, ci sto lavorando in questi giorni, quindi attenzione. Porteremo i cosplayer, che sono un po' il nostro, quello che ci rende più riconoscibili, no? Che sono tutte le varie persone che voi vedete durante Rovigo Comics, vestite da cartoni animati, da personaggi dei fumetti, da personaggi dei film, che sembra una cosa un po' così superficiale, ma non lo è, perché in realtà loro, e anche qui c'è il cinema, studiano il personaggio, lo interpretano, si muovono come lui, camminano come lui, pensano come lui, quindi un po' così. Andrea, ti prego, vai avanti. Sì, non soltanto il cinema che ha preso dal fumetto, ma anche viceversa, no? Sì, chiaro. Anche il fumetto che ha preso dal cinema, quanti personaggi dei fumetti sono nati con i volti, per esempio, degli attori di Hollywood, e ci sarà anche una mostra su questo tema di un collezionista che ha appunto fatto un lavoro di ricerca dove verranno appunto messi a confronto il volto dell'attore cinematografico e poi la versione disegnata dal disegnatore con le dovute variazioni e cambiamenti che hanno subito poi nel corso degli anni. Avremo anche, per la prima volta, ci sarà una conferenza, incontro con il pubblico, con
doppiatori importanti. La scuola italiana di doppiaggio è una delle più grandi e attive al mondo. Doppiatori che hanno doppiato sia cartoni animati, sia serie TV, cinema, e hanno dato la voce, magari anche come in questo caso, a più importanti attori famosi. Adesso non voglio svelare ancora niente. Avremo probabilmente anche degli attori veri e propri cinematografici italiani che stanno lavorando e lavorano sul progetto di film, trasposizioni cinematografiche di personaggi dei fumetti, ma anche su questo non possiamo ancora dire nulla. Quando sarà il momento diremo nomi. L'illustrazione del manifesto, della locandina del festival, quest'anno è affidata a un grandissimo disegnatore che anche qui non svelerò, ma lo so. No, io volevo dirlo. Volevi dirlo? Lo possiamo Posso dire? Posso dirlo? Mettetevi d'accordo. Allora diciamolo. Che è Leo Ortolani. Leonardo e noi Ortolani, siamo onoratissimi della sua partecipazione. Un disegnatore che ha realizzato diverse opere a fumetti facendo proprio delle recensioni cinematografiche in chiave umoristica o parodistica anche, e quindi chi meglio di lui può interpretare questa cosa in un festival proprio incentrato sul rapporto tra cinema e fumetto. Come sempre saranno interessate tutte le piazze, le sale pubbliche della città, con tenso strutture, stand e mercato, avremo l'area games, palco con attrazioni e musica, esibizioni, quindi due o tre giorni quindi in cui proponiamo alla cittadinanza, insomma a chi è interessato a questo tipo di cose, che di cultura pop fondamentalmente, in cui riusciamo a far coincidere sia cultura alta che anche cultura, non voglio dire bassa, ma chiamiamola cultura pop. E speriamo di riuscire nell'intento. Sì, che ce la facciamo, dai. Abbiamo detto tutto? Ci sto pensando, ma mi pare di sì. Grazie. Il fondamentale. Grazie. Allora, se dovessimo, allora chi altri vuole prendere la parola, naturalmente è libero di farlo. Abbiamo sentito alcune parole chiave per tornare al tema del festival biblico. Net sicuramente faremo rete, e questo tavolo è la testimonianza che c'è la rete, poi c'è un lavoro pregresso e il lavoro che faremo dove questa rete sarà sempre più stretta. Sì, abbiamo sentito parlare di festa e sarà un mese di festa. Abbiamo sentito sottolineare l'esigenza, come dire, dell'apertura, della condivisione, quindi l'idea di una comunità che magari si ritrova ascoltando la musica, che è una dimensione, come dire, che unisce tutto, un linguaggio universale. Direi che ci sono tutti i presupposti perché anche questa quarta edizione del Maggio Rovigino sia per la città di Rovigo una gran bella cosa. Facciamo rete, d'altra parte il Maggio Rovigino ha quattro petali, che sono i festival, c'è un gambo, c'è qualcuno che tiene le fila e che collabora e che fa sì che questo fiore possa, come dire, dal 2 al 31 maggio essere nella nostra città e inondare la nostra città. Una osservazione di tipo organizzativo: quest'anno, grazie all'Accademia di Concordia, che ancora ringraziamo, l'InfoPoint sarà presso l'ingresso, no? Dal 2 al 31 maggio, poi ognuno con le proprie specificità, con i propri colori, e per carità, però ecco, c'è questa struttura, cioè, bella, importante, che così ci consente anche di fare qualche economia naturalmente. Mi permetto di ricordare che per fare la brochure avrei bisogno, me l'hanno già mandato.